Ragazzuoli, ieri totalmente a sorpresa durante la patch che c'è stata a reset, Bungie ha nerfato i pacificatori, pezzo esotico utilizzatissimo tra i titani, me compreso, perché sono veramente veramente forti in abbinato ovviamente con le mitragliette. Vi parlerò delle mitragliette in questo video perché sono così forti tutti i motivi, però prima ragazzi vi invito a lasciare un bel like, magari arriviamo a 100 mi piace per questo nuovo video, una bella iscrizione, un bel commentino, e vi lascio lo sponsor e poi parliamo dei pacificatori. Vi voglio presentare il nuovo sponsor qui sul canale YouTube, sto parlando di Eneba. Che cos'è Eneba? È un marketplace che vende più di 20.000 prodotti digitali, tra cui codici per il PlayStation Plus, Xbox Live, giochi in sconto, ragazzi, veramente incredibili per tutte le piattaforme, giochi in preordine, sito strasicuro, io lo usavo già prima e ve lo posso assicurare al 100%, vi arriva il codice via mail, potete anche constatarlo dalle ottime recensioni sul Trustpilot. Altra cosa importantissima, 24 ore su 24 per 7 giorni su 7 avrete la chat attiva per risolvere qualsiasi tipo di problema per acquisti eccetera eccetera. Ragazzi, vi lascio qui sotto il link in descrizione, ottimo sito per risparmiare e giocare i vostri giochi preferiti. Allora, fondina meccanica, il perk ricarica le mitragliette riposte e permette di estrarle istantaneamente, migliora la maneggevolezza con le mitragliette e il movimento quando se ne brandisce una, aumenta moderatamente la statistica efficace in volo delle mitragliette. Ieri con la patch è stata nerfata la mobilità, la maneggevolezza e la velocità di quando mirate, lo spostamento di quando mirate è stato tutto questo nerfato del 50%, ragazzi. Non ci prendiamo in altre chiacchiere, lo utilizzeremo ovviamente con la nostra sciaiura, finalità condizionale, tutte le mod ovviamente per sfruttare meglio le mitragliette con la bolla, proprio setup meta per eccellenza con cui i pacificatori sono stati usati in tutti questi mesi. E niente, andiamo a trarre così le nostre conclusioni. Andiamo a giocare, raga. Allora ragazzi, io li ho usati veramente veramente parecchio, lo sapete, anche per aiutarvi a fare i fari eccetera. Il titano comunque un PG molto forte con le mitragliette, è diventato veramente veramente incredibile. Allora, vediamo un attimo come funziona. È stato nerfato tutto del 50%. Ovviamente le mitragliette no, quindi diciamo che sto nerf non è che è inutile, però capite anche voi, porca merda, ogni volta mi perdo in quel posto lì. Allora, vediamo un attimo, ragazzi, sono curioso. Vediamoci il perk così. Oh, per ora... Buono. Ottimo. Vediamoci un attimo lo scudino. Come sapete la sciaiura è la mia mitraglietta preferita, quindi il test lo voglio fare proprio full meta, ragazzi. Girati. Challengeaci, bravo. Non ci andiamo cattivi. Lo sto andando a culo, tra l'altro ragazzi gli hanno nerfato il catalyst alla culo. Non credo di portarvi il video perché cambiano 0,67 metri tra prima ed adesso, ragazzi. Quindi cioè 0,67 metri vuol dire che fate un passo e avete recuperato il nerf che hanno fatto praticamente la gittata, la stab. Roba non di spessore secondo me. Allora, facciamo pushare lui. Cercarci questo. Allora, vi dirò, non si sente tantissimo, eh. Ieri, tra l'altro, ho usato le mitragliette con il cacciatore, ragazzi. Non è cambiato veramente niente. Cioè, sono comunque sempre fortissime. Vabbè, muoio. Merda. Secondo te non ti vengo a prendere, pezzo di merda. Richiamo a testa bassa qua. Buono. Buonissimo. Il clip più... vabbè. Aia, sono morto. Questo sa sparare, raga. Bravo. Bravissimo. Posso dire una roba, cioè... No. Nel senso, sono strautilizzabili, eh. Adesso andiamo di nuovo a testarle, raga, però... Voglio fare un discorso proprio più generale sulle mitragliette e sul perché sono così forti. Come vi ho detto nell'intro, andiamo a giocare un'altra rissa. Andiamo, raga. Raga, siamo 4, cerchiamo un attimo di tagliare meno la partita, così vi spiego un attimo come mai i pacificatori sono stati nerfati. Cioè, secondo me, qual è l'idea dietro i pacificatori? Bungie ha nerfato i pacificatori perché vuole, secondo me, un attimino limitare l'utilizzo delle mitragliette. Ma non ha capito che il vero problema non sono i pacificatori, ragazzi, ma sono le mitragliette che sono state nerfate tante tante volte. Ma alla fine si è rivelato sempre un nerf fino a se stesso, perché sono un problema, nel senso che io sono grande fan delle mitragliette, cioè... Però capisco ovviamente anche chi vuole usare i cannoni portatili, piuttosto che, non lo so, i ricognizioni no, non, anche i pulse non mi avrete mai, cioè preferisco le mitragliette ai pulse. Almeno devi pushare. Però, ripeto raga, andrebbe sicuramente rivista un attimino la gittata, 100%, perché... È tanto importante, raga, la gittata sulle armi di Destiny. Quindi se tu gli vai a ridurre la gittata,
magari entri 20 metri, sarebbe incredibile. Poi ovviamente se muori entri 20 metri, a quel punto il problema, secondo me, non sono più le mitragliette, ma diventi tu che non gli stai a distanza, comunque che te la giochi come se fosse... E quindi questo è quanto. Poi non dimentichiamoci, ragazzi, che il 70% o più degli utilizzatori delle mitragliette sono cheater, raga. Quindi... Scusate, sto morendo. Vabbè, ma sono troppi, oh! Ma che? Non eravamo quattro. Oh, dai però. Oh mio. No, è spuntato un altro. Non è morto. Vabbè. E questo è. Raga, cioè, andrebbero toccate sicuramente col danno al body. Anche perché, se ci pensate, sono tutte valide. Le 600, le 750. Ecco, le 900 forse un po' meno. Tutto sto meta, ragazzi, è stato comunque amplificato, ripeto, di nuovo, eh. Dalle chiavette, eccetera. Cioè, dai cheater. Quindi... In più sono veramente, veramente forti. Sono grande utilizzatore. Li continuerei a utilizzare anche se li nerfassero. Ovviamente, perché mi piace tanto, lo sapete. Però non per questo uno deve essere non oggettivo. Ma ragazzi, ma ce l'hanno con me? Madonna mia, ma siete veramente dei pallosi di merda. Ma sparatevi tra di voi, pezzi di merda. Tanto la perdete sta partita, cioè. Dovete lottare per il secondo posto quando mi beccate in queste lobby qua. Non c'è bisogno di uccidermi. Guarda questo, guarda. Mono shotgun e cosa. Questo è quanto, raga. Cioè, le mitragliette sono sbroccate, non i pacificatori. Poi tutto, c'è stata tutta una wave di pacificatori con l'Oxim e la Cronus, che ne ha amplificato quel che in realtà non sono. Cioè, non sono il pezzo più sbroccato di sempre. Cioè, sono... È un pezzo di movimento da usare con le mitragliette, che è veramente buono. Ma le mitragliette di base, ragazzi, sono troppo, troppo, troppo forti. Quindi, danno al body sicuramente andrebbe diminuito per favorire chi fa headshot. E i metri, la gittata, cioè mettere un limite, che ne sono 20 metri. Dopo i 20 metri usi altro se vuoi giocare lontano. La mitraglietta è un'ottima arma per fare clean up. Quindi tu entri in trial, fai il primo, prendi kill clip, o in questo caso tricorno dorato, fai il secondo per forza perché sei troppo forte, troppi danni, e poi fai il terzo. Cioè è un'arma molto bella da vedere, anche secondo me. È un FPS, è normale che ci siano le mitragliette. Però dargli ovviamente un limite, soprattutto cambiare il meta dopo due anni in cui le mitragliette sono veramente tanto tanto forti. Sono sempre come categoria la seconda arma più usata dopo l'HC in trials. Mentre come arma proprio singola c'è sempre una mitraglietta prima, o il pompa in questo caso, finalità condizionale. Questo è il meta di adesso, ragazzi, in trials. Però le mitragliette sono veramente tanto tanto forti. Poi c'è questa concezione che su Destiny devi per forza usare l'HC, perché senza HC non mostri la tua vera skill. L'HC è l'arma più skillata del gioco. È più che, semplicemente l'arma che perdona di meno, perché se missi un tap, un'arma automatica ti distrugge. Ma non è che l'arma più skillata, non ci sono armi skillatissime nel gioco. Sì, forse l'HC è quello un pochino che perdona di meno, quello un pochino più skillatino. Sì, diciamo così, dai, ci può stare. Quindi questo era il mio pensiero. Pacificatori li continuerò a utilizzare perché sono veramente, veramente, veramente forti. Ma sono divertenti perché ti ricaricano la mitraglietta quando la riponi, ti muovi più veloce. Un pezzo comunque di movimento, raga. Da grande fan, spero che le nerfino. Perché sono veramente troppo, troppo, troppo forti. E veramente, tra l'altro... Danno una grande mano ai cheater con Sim, Cronus, no recoil, aim assist sul mouse, eccetera. Quindi un grande sì al nerf se dovesse arrivare quello fatto bene, però, perché c'è ancora target lock. Ecco, dovrebbero togliere aggancio al bersaglio dalle mitragliette. Quelle là nuove, quindi senza che possano droppare con un aggancio al bersaglio, e quelle vecchie magari sostituendolo, che ne so, con un caricatore assassino, con qualsiasi altra cosa del danno, che è sicuramente molto meno forte, perché raga, aggancio al bersaglio ti dà danno bonus sempre, cioè, durante il fight, che è una cosa che non va bene. Niente, questo era il mio pensiero, spero lo condividiate, nel caso non fosse così, raga, non ci posso fare niente. Noi ci becchiamo al prossimo video. GG, Darwin. Bella, raga.